Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili ascoltatori di RST Science, ovvero Radio Science TV, buonasera, ben sintonizzati, anche se siamo online, comunque è come, ecco, fosse misura, ecco, lo ricordiamo, quindi ben sintonizzati su questo sito, su questa onda, diciamo così, online, no? Massimo, scusami, sì. Un attimo che sì. Arriva un attimo gracchiante, un attimo soltanto, prova di nuovo, vai. Allora riprendiamo nuovamente e io sento un ritorno in cuffie, non so se... Ecco, adesso è a posto. 19.02, questa è Radio Science TV, che risponde al sito internet radioscience.it da Treviso, in collegamento con Venezia Mestre a Pianeta Oggi TV Online, il sottoscritto Massimo Bonella. Sono 19.02, questa è la trasmissione di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Abbiamo un ospite molto importante collegato con noi, ecco, una di quelle persone che io definisco sempre che lavora a favore della vita, a tutela della vita del pianeta. Lui è Renzo Bortolussi, collegato con noi sempre via Skype da Pinzano al Tagliamento, vicino a Pinzano al Tagliamento, e a Lenstans, poi lui ci dirà meglio questo paesino che io, caro amico, da tempo, dal 2001 che portiamo avanti delle trasmissioni sulla tutela ambientale anche sulla televisione del digitale terrestre. Allora Renzo Bortolussi, intanto buon pomeriggio, mi senti bene? Buon pomeriggio, sì, mi sento bene. Perfetto. Allora, tu precisamente, ecco, sei collegato dal paesino che è Lenstans, o sbaglio? Sì, Lenstans. Ecco, stavolta, ecco, l'ho detto giusto, Lenstans. Allora, comune di Sequals, paese di Primo Carnera. Ecco, ottime informazioni, quindi tutti, siccome tutti ricordano chi era questo grande campione del pugilato, della boxe, Primo Carnera, quindi sicuramente adesso hanno focalizzato la zona, come avete sentito siamo nell'Alto Adriatico, in Friuli Venezia Giulia. Dunque, prima di arrivare a Renzo Bortolussi, volevo darvi una notizia che l'abbiamo in primo piano sui nostri approfondimenti. Ecco, c'è una situazione vergognosa al confine con il Messico, con gli Stati Uniti nel Messico, perché ci sono almeno 1.995 bambini migranti di tutte le età che praticamente sono stati separati dalle loro famiglie a causa della nuova politica degli Stati Uniti. Qui c'è di mezzo appunto Trump, questo personaggio che appunto va tenuto d'occhio, un personaggio a nostro avviso completamente inaffidabile, e dunque c'è questa situazione al confine col Messico. La notizia di questi 1.995 bambini migranti l'ho estrapolata dalla televisione internazionale Russian Today, RT Sat, che la si riceve via satellite sul Hot Bird in tutta Europa. Allora ritorneremo, vediamo alla fine, con questa notizia, dopo che abbiamo salutato Renzo Bortolussi. Allora, innanzitutto Renzo, veniamo a noi adesso. Tu da tempo che porti avanti dure, devo dire, dure battaglie, perché insomma ti sono costate parecchio anche in termini proprio di sicurezza, ecco, personale. Ecco, quanto è difficile oggi difendere il territorio, l'ambiente, che poi è quello che, se è sano, ci dà anche da vivere bene, insomma. Diciamo che le difficoltà ci sono, ma bisogna procedere con perseveranza, mai arrendersi, e quando le battaglie sono giuste c'è anche le persone che ci seguono, quando riconoscono che le battaglie, oltre che essere giuste, non hanno fini personali, no? Sì. Non si tutela, comunque è giusto tutelare il proprio orticello, ma noi dobbiamo tutelare l'orticello di tutti. Le persone che, quando riescono a capire che quello che stai facendo
lo stai facendo a favore della comunità, ti seguono. Esatto. Allora diciamo che ci vuole anche qui, come dire, spirito altruistico. Beh, sicuramente. Altruismo, sicuramente. Mm-hmm. Sì, perché proprio l'altruismo è la punta massima dell'egoismo. Non so se rendo bene il concetto. Sì, cioè, quando tutti sono, diciamo, tutelati, siamo tutelati anche noi stessi. Certo, certo, certo. Diciamo che serve l'opposto dell'egoismo, no? Cioè essere altruisti. Ma secondo te questa è una società altruistica oppure è una società invece dove regna tanto egoismo? Beh, cioè, di tutto un po'. Okay. Ci sono tanto volontariato e c'è tanto egoismo. Purtroppo sono presenti tutti questi fattori nella società. Certo, ecco, ricordiamo Renzo Bortoluzzi. Ora noi ci siamo conosciuti, mi ricordo, a Strindbergo in occasione di un'intervista ancora a suo tempo a un noto politico, dove tutti speravamo, insomma, di dove portare tanti valori nel nostro paese. Ecco, ricordo quella sera molto bella, ecco, e da lì ho capito che effettivamente tu non scherzi, insomma, l'ambiente, il territorio lo hai difeso proprio a tutta forza, insomma, ecco, armato fino sopra i denti. Ecco, tu sei presidente di una associazione che è conosciuta anche oltre l'ambito regionale del Friuli Venezia Giulia, che si chiama Associazione Acqua. Quando è nata, esatto, questa associazione? Nel 2001, 1 agosto 2001, è stata costituita davanti al notaio con tre persone, di cui chiaramente, essendo il promotore, sono presidente. E da allora, eccetto una pausa di 3 anni in cui volevo che un giovanotto si prendesse carico dell'associazione, però è stato impaurito e pur rimanendo in buoni rapporti ha lasciato l'associazione. Adesso è diventato vice sindaco di una cittadina. Ah, ho capito. E quindi attualmente sei sempre tu al comando di questo progetto? Ho dovuto riprendere le redini perché, come ho detto, questa persona è stata impaurita da minacce, ritorsione e quant'altro, e ha preferito mollare. Allora ho dovuto riprendere in mano le redini. Ecco, questo naturalmente, Renzo, fa capire che tu hai portato avanti e tutto adesso praticamente un lavoro che funziona. Funziona, sì, molto. Anche abbiamo vinto battaglie enormi a cui nessuno ci credeva, e poi alla fine hanno dovuto ricredersi. Queste battaglie hanno portato al risparmio di centinaia di milioni di euro, oltre che disastri ambientali del tutto inutili. Esatto, esatto. Ecco, io so che vorrei proprio mettere il dito nella piaga, perché è giusto che chi ci ascolta si renda conto che qui ci sono delle persone che veramente sentono, avvertono la gravità della situazione, perché stiamo respirando inquinato, stiamo mangiando inquinato, andiamo a fare il bagno al mare ed è inquinato. Vi faccio subito un esempio: tutto l'uranio impoverito che è stato scaricato dagli aerei militari quando andavano a bombardare l'ex Jugoslavia, poi alla fin fine queste pallottole col tempo, cioè, io credo questi proiettili, cioè, si aprono, no? Perché la corrosione, eccetera, eccetera, e quindi poi vi lascio a voi immaginare, perché insomma, se non ci rendiamo conto di queste cose. E quindi voglio dire, Renzo Bortoluzzi ha sempre fatto il possibile, no? Cioè, è sempre andato giù duro, senza mai paura, ecco, di nulla. Ci ha messo la sua faccia. Ecco, quante ritorsioni, ecco, cioè, quante minacce hai preso? Fino a che punto? Perché so che sono state fatte anche minacce di morte, Renzo. Purtroppo sì, purtroppo è più che morte, ma mi hanno minacciato di far del male ai figli, e questo è ancora peggio di farsi del male
proprio a te stesso, ecco. Certamente. Sai, questi personaggi, potremmo definirli maledetti, bastardi, delinquenti, ma tanto sarebbe sempre poco. Questi personaggi sanno dove, no? Come fermare una persona. Malgrado ciò, tu non ti sei mai fermato, possiamo dirlo questo? No, questo sicuramente no, ma come ho detto prima, il coraggio non è che vai a comprarlo in farmacia, o ce l'hai o non ce l'hai, e quindi io non biasimo chi non ce l'ha il coraggio, perché è umano anche avere paura, solo io forse ho una marcia in più. Certo, questo sì, questo è vero, e lo posso dire anche perché io ti ho seguito in quegli anni, quando eravamo, diciamo, con un circuito molto più limitato, e ho visto, ho ascoltato diverse cose che mi hanno fatto anche riflettere, no? E dico, per fortuna ci sono persone come voi che, come dicevo qualche secondo fa, che si rendono conto della gravità della situazione, e quindi bisogna per forza, diciamo, fare qualcosa e scendere in campo, non aver paura di nulla, non aver paura di sporcarsi le mani, e quindi cercare di denunciare tutte le cose che sono sbagliate, che sono a danno della società. Dunque, sì. Vero? Ecco, se vuoi aggiungere qualcosa, Renzo. No, cosa vuoi, è stato detto abbastanza quasi tutto, senza entrare nei dettagli, comunque, come ho detto, come si dice, è povera la comunità che ha bisogno di eroi. Sì, sì, sì. Ecco, un'altra domanda che volevo farti è questa: la battaglia più dura, che però so che poi l'hai vinta, possiamo dirla ai nostri ascoltatori? Ma guardate, proprio Mario Tozzi ha scritto un libro sul tagliamento, la sua recensione è stata pubblicata oggi sul Gazzettino, c'è una mezza pagina del Gazzettino che è dedicata alla recensione del libro di Mario Tozzi, la dice lunga sull'importanza del fiume, ecco. Anche se Mario Tozzi poteva, non so chi ha recensito il libro, io il libro non l'ho letto perché è appena uscito, ma c'erano dettagli che si potevano scrivere, e poi certo, sai, ognuno interpreta come vuole. Certo, certo. Ecco, tu hai lavorato molto sul tagliamento, no? Per cercare di difendere la, diciamo così, per cercare di difendere la propria naturalità. Sì, ma sappiamo che il tagliamento è il fiume più studiato forse del mondo, ecco. Io ho incontrato ricercatori dagli Stati Uniti al Giappone personalmente, sì. Sono in fotografia anche con uno dei massimi esperti nel mio libro Non solo casse. Ah, ecco, sì, esattamente. Che io, anzi, proporrei questo un giorno, magari, di riproporlo alla televisione. Ma questo libro, ce ne vuoi parlare un attimo? Di quello che vuoi, giusto per avere un'idea. Beh, diciamo che poco più che una rassegna stampa. Ci sono centinaia di articoli, documenti di tutti i tipi, incontri con ministri dell'ambiente, incontri anche esposti al Consiglio Superiore della Magistratura. Ci sono vari documenti che dimostrano come è stato tutelato il fiume, le soluzioni, perché la nostra associazione non fa solo protesta, ma fa anche proposta. Ecco, questo è molto importante, sì, lo so, infatti, ecco, come dire, sintetizzando il concetto, non siete degli integralisti, ma siete anche aperti a, insomma, avete una certa elasticità nelle cose. Direi proprio di sì, perché ecco lì una delle grosse difficoltà che abbiamo e abbiamo avuto è stata quella di pensare, la gente pensa che, diciamo, i cosiddetti verdi
dicano di no a tutto. Noi non diciamo di no a tutto. Abbiamo approvato anche certe nuove viabilità, no? Perché cerchiamo di vedere tutti e due i lati della questione, non solo quello ambientale, ma anche quello sociale, economico e di convenienza. Poi, certo, contemporiamo i due aspetti della questione. Certo, certo, sei stato molto chiaro. Ecco, ultime due domande per quanto riguarda l'ambito ambientale, poi vorrei dare un po' un'informazione diversa ai nostri ascoltatori, perché c'è una sorpresa poi, perché Renzo Bortolussi non è solo ambientalista, ma di questo ci arriviamo fra 1, 2, 3 minuti al massimo. Ecco, volevo chiederti, durante queste battaglie, questo lavoro, diciamo, con l'associazione, che rapporto avevate comunque con tutti gli altri componenti dell'associazione, che rapporto avevate con la magistratura locale? È qualche volta conflittuale. Abbiamo scoperto delle archiviazioni che non ci sembrano pertinenti. Certo. E quindi qualche volta è stato anche conflittuale. Comunque siamo riusciti anche a vincere, a avere l'appoggio di certi avvocati e magistratura. Ecco, ti chiedo una risposta telegrafica, perché in quel settore là c'è possibile di non entrare, però è anche vero che loro sono gli amministratori poi del territorio, quindi va tenuto conto di questo. Mi riferisco alla politica locale. Ecco, possiamo avere una risposta telegrafica, tipo un no comment, oppure magari se hai qualcosa da dire, cioè il rapporto invece che avete con la politica locale, vi seguono, vi sono vicino, oppure vi creano degli ostacoli anche loro? Ma diciamo che non tutti si sono vicini, ma ci sono qualcuno che ha riconosciuto il nostro valore e ci ha fatto delle encomi ufficiali. Quindi diciamo che alcune istituzioni hanno apprezzato questo vostro lavoro. Esatto. Perfetto. Tu hai visto queste benemerenze che mi sono state consegnate. Sì, infatti le abbiamo anche filmate. Adesso mi introduci un attimino questa sorpresa che vorrei fare ai nostri ascoltatori, perché adesso intanto ricordo che sono le 19:19, questa è Radio Saius TV, in collegamento abbiamo Renzo Bortolussi, in collegamento dal Friuli Venezia Giulia, dall'Alto Adriatico, da Lenstans, siamo nel comune di Sequans, abbiamo Renzo Bortolussi, noto ambientalista, presidente dell'associazione Acqua, acquainter.it, il sito internet, se volete andare ad approfondire un po' tutto il lavoro che è stato fatto e che sta continuando. Però non è solo ambientalista Renzo, è anche un artista, non è così Renzo Bortolussi? Beh sì, difatti le due cose si integrano. Sono stato invitato ad esempio a New York a Arte per l'Ambiente, perché le due cose si integrano facilmente. Arte per l'Ambiente, servono anche a provocare riflessioni sia sull'una che sull'altra parte. Certo. Poi io so, tra altre cose, anche perché l'ho viste in qualche telegiornale di una importante televisione, credo sia la più importante del Friuli Venezia Giulia, mi riferisco a Telefriuli, che hai realizzato anche delle opere artistiche che effettivamente mandano, trasmettono, lanciano, fanno emergere un messaggio sulla tutela del mondo. Eh sì, a proposito, questa è una chicca che ho saputo oggi. Il nostro amico Daniele Micheluzzi è diventato vice direttore di Telefriuli. Ah, benissimo, quindi questa notizia che la prendiamo in diretta alle 19:21 qui a Radio Cyrus. Allora complimenti a Daniele Micheluzzi, che io conosco bene, che mi rapporto anche per quanto riguarda poi alcune corrispondenze non solo dal Friuli ma anche dal Veneto orientale.
Dunque, complimenti a Daniele Micheluzzi, insomma. Ti ricordo il telegiornale per chi ci segue dall'Alto Adriatico, Friuli Venezia Giulia, Veneto Orientale, quindi anche l'Istria, eccetera, dalla Carnia. Ecco, potete seguire ogni sera alle 20:45, mentre un'ora prima c'è quello regionale, il TG Friuli Venezia Giulia. Alle 20:45 è quello di l'edizione di Pordenone. Ecco, detto questo, so che poi tu sei anche stato diverse volte ospite in queste emittenti, soprattutto a Telefriuli, Renzo. Sì, è stato dato veramente una mano sia Telefriuli, anche la RAI ci ha dato abbastanza spazio. Ecco, diciamo la RAI di Trieste. La RAI di Trieste, ma anche, beh, io personale, quello nazionale. Ah, ho capito. Bene, quindi questo fa capire che anche diciamo, la stampa, non solo regionale, locale, ma anche diciamo, nazionale, bene o male, ha un occhio verso il vostro lavoro. Sì. Benissimo. C'è stato d'aiuto. Certo, ricordiamo un particolare perché quella volta c'ero anch'io a riprendere un po' e poi abbiamo creato il settimanale che è quello che va in onda sul circuito di televisioni del digitale terrestre, Pianeta Oggi Reporter. Una delle tue opere fu portata a Tramonti, ora non mi ricordo se era Tramonti di sopra o Tramonti di sotto, mi sembra Tramonto Tramonti. di sotto, tramonto di sotto. Ah, ecco, Tramonti di sotto, sì. Ecco, lì era il 2014, quel Esatto. pomeriggio, era un pomeriggio di agosto, in piena estate, con la stagione, la più bella stagione, no, dell'anno, ecco, almeno per conto mio. Fu una giornata stupenda, tutti insieme, c'è stato un attimo di unione fra tutte le persone, il vicinato, anche le varie diciamo, cittadine, paesini vicini che sono ritrovati. Ecco, tu lì hai portato una delle tue opere. Ecco, ci puoi parlare un attimo che opera era, che significato ha? Beh, io ho rappresentato quel gruppo che è chiamato dei Stramps, e si può trovare, come hai detto tu, la tua intervista su internet. I Stramps sono un gruppo di un centinaio di persone di cui fanno parte anche sindaci, amministratori, consiglieri regionali, no? È un gruppo di persone che si è costituito molti anni fa per celebrare se stesse, diciamo, la giovialità. Uno di questi presidenti, perché annualmente viene eletto un presidente, e questo presidente ha facoltà di fare quello che vuole praticamente, no? E uno di questi presidenti mi ha incaricato di fare un'opera per questi Strams. È un'opera di acciaio inossidabile che pesa 85 kg, di un grosso spessore, forse non culturale, ma sicuramente di acciaio, no? L'ho fatta per suscitare qualche polemica e ci sono riuscito, perché l'opera ha la S, il corpo fatto con una grande S, la testa che guarda da tutte e due le parti, un occhio che guarda lontano, uno solo, e le braccia incrociate che potrebbero sembrare incrociate oppure il segno dell'ombrello. Lascio interpretare allo spettatore cosa effettivamente voglio dire. Sì, ecco, recentemente poi nell'ultima intervista che ti ho fatto, quindi parliamo di pochissimi giorni fa, perché noi ci siamo visti sabato, ecco, mi hai fatto appunto rivedere quella possiamo definirla scultura, vero Renzo? Sì, lo è. Sì. E lo è. Opera, ecco. Quindi praticamente questa scultura dove vicino c'era anche un'altra persona che anche lei è artista tra altre cose, magari ne parleremo Sì, prossimamente. Ecco. anche lei. Bene, quindi insomma,
c'è un punto d'incontro lì dalle vostre parti di artisti, di sportivi, campioni, ricordiamo, no? Avevamo accennato a Primo Carnera, quindi di tecnici alla tutela dell'ambiente, insomma, voglio dire, c'è un po' un punto d'incontro di, diciamo così, di belle persone che hanno dato qualcosa, che stanno dando qualcosa alla società, all'ambiente, a tutta la zona, giusto? Possiamo dire così, Certo. definire un punto d'incontro, no? Sì. Ecco, però vuoi aggiungere qualcosa? No, Proprio volevo dire che spero che il prossimo anno parleremo del mio parco artistico. Ah, questa è una novità. Parco artistico. Sì. Allora, ecco, non è che ci puoi accennare qualcosa in anteprima qui su Science? Ma guarda, siccome sono stato in conflitto con certi personaggi che per fortuna adesso sono andati a casa, no? E allora spero di poter fare questo parco. Ho a disposizione un terreno di 2 ettari e mezzo e questo terreno lo dedicherò alla mia arte e a quelle degli altri artisti. Ma questo è bellissimo, è una bella iniziativa, anzi la promuoveremo anche con la radio, la televisione, faremo ecco, dei servizi, ne faremo anche più di uno, questo è molto interessante. Cioè, guarda, Renzo, tu non sai, ma è una notizia che sto dando, come dire, indirettamente anche al nostro regista, che è poi anche l'editore di Radio Science TV a Treviso, che ci sta facendo che ci sta facendo la regia a Rosario Moreno, perché appunto magari spero che venga anche lui così, ecco, perché è un momento veramente, sarà un momento molto importante, un momento straordinario, una bellissima iniziativa, ecco, la tua. Renzo Bortolussi. Però un attimo, sono le 19:28, è un po' tardino, ma sforiamo, io chiedo alla regia qualche minuto in più, perché vorrei sentire anche un'opinione, se riusciamo a fargli aprire i microfoni, a Rosario Moreno. Allora, Rosario, gli possiamo promettere a Renzo che faremo una nostra capatina lì a Pinzano, lì alle stanze per questo servizio. Andremo anche noi, insomma, ci sarai anche tu. Massimo, stai sfruttando la porta aperta. Quindi sono incuriosito. Io comunque nei tuoi reportage in Pianeta Oggi Report ho già visto qualche opera di Renzo Bortolussi quando l'hai intervistato. E quindi stai sfondando la porta aperta, perché poi questo progetto che lui sta portando avanti è una cosa molto ma molto interessante. Quindi secondo me è una cosa che ne va parlato tantissimo, insomma, quindi si può fare qualche cosa. Chissà che non potremmo organizzare anche un qualcosa in diretta quando sarà il momento. Ecco, benissimo, quindi oltre che aver avuto la conferma che insomma è promesso, faremo questo servizio, addirittura si parla di una diretta, addirittura una diretta radiofonica, ma anche televisiva, perché poi c'è anche Science TV, perché è Radio Science TV. Allora, hai sentito Renzo, quindi ci sarà anche Ma ufficialmente io la vi nostra. ringrazio perché è l'aiuto reciproco, ecco. Esatto, proprio così, sì. Però c'è Per me, un'altra. Massimo, per me c'è un discorso. Adesso c'è Renzo Bortolussi, io lo conosco soltanto da video, è un piacere risentirlo adesso, perché nei tuoi video l'ho solo visto, cioè, l'ho anche visto in volto, eccetera. Però sarà un piacere farlo questo, perché portare avanti certi discorsi è molto importante, e il nostro network, caro Massimo, lo sai meglio di me, nasce appunto per questo, cercare di divulgare quanto più le idee delle persone, no? Divulgare tutti gli eventi che molte volte altri tacciono oppure ne parlano poco, ma non è il caso di Renzo Bortolussi, perché sentivo prima che addirittura anche la Rai di Trieste e Telefriuli, insomma, è ospite spesso, quindi insomma, siamo andando in un posto, andremo in un posto dove veramente potremo dare delle notizie in diretta. Mi piacerebbe proprio darle in diretta quando sarà il momento, proprio questo mi piacerebbe farla, tra virgolette, ripeto, diretta. Certo, ecco, Benissimo.
Ecco, vedremo di concentrarsi su questo, che comunque rimani sempre in linea se poi compatibilmente lì con la regia, con l'istruzione tecnica che hai, perché voglio darti un'altra notizia, che forse questa non so se la sai, qui alle 19:30 a Radio Sirius, perché Renzo Bortolussi è, come si può dire, è la persona diciamo, che abita in una casa che potremmo definire unica in Italia, o quasi unica, ma penso unica in Italia. Ecco, ce la vuoi spiegare tu, Renzo Bortolussi, perché è una casa particolare la tua? Ah, per due ragioni, per ragioni estetiche e ragioni ambientali. Infatti fa parte di due libri di architettura, questa casa. Le ragioni ambientali sono che questa, quando c'è il sole, si scalda e si raffredda da sola. Quando c'è il sole, ovviamente. E le ragioni estetiche è fatta sullo stile delle Le Corbusier, del famoso architetto nord-svizzero, pensano che sia francese, ma era svizzero. Ecco, questo qui in un viaggio in Africa aveva imparato in una moschea questo tipo, questa soluzione, che poi è stata ripresa dal mio architetto molto bravo, che, come ho detto, è stata inserita in due libri di architettura. Quindi hai una casa che al suo interno d'estate è fresco e d'inverno tende a scaldare. Esatto. Perfetto. Ed è molto molto semplice, molto, difatti è una soluzione che si chiama casa solare passiva. Ah, ecco, prende il nome di casa solare passiva. Ecco, questo è giusto per Che dare la peraltro, definizione. fra 2 anni, nel 2020, c'è una direttiva europea che dice che tutti i nuovi progetti per abitazioni devono essere integrati nel sistema solare passivo. Per quella volta io ce l'ho da 35 anni. Ecco, infatti volevo chiedertelo, da quanti anni è che hai questa casa con questa caratteristica? Quindi, e 200 quindi, dell'85. ecco, quindi collaudata, funziona e quindi si va sul sicuro, insomma. Ecco, Esatto. ho saputo che anni indietro ci sono stati anche dei giornalisti che sono venuti a fare degli articoli su questa casa. Sì, ho avuto quasi un centinaio di architetti a vederla. Addirittura. Quindi, Sì. ecco, anche questo discorso merita di essere ripreso, quindi di riparlarne. Magari, ecco, quando faremo questa diretta potremo poi, ecco, spaziare, far vedere anche, perché a quel punto anche la casa viene a essere inclusa, no, sul parco, giusto? Diciamo che sarà esterna al parco, però diciamo esterna ma visibile dal parco. Certo. Beh, noi poi zoomeremo, vedremo un po' e parleremo anche di questa cosa che è veramente molto interessante, altresì importante. Allora, Renzo, ultima domanda, poi andiamo in chiusura. Ecco, prospettive in futuro. Quello che ho appena annunciato, questo parco. Ah, benissimo, quindi quello è, diciamo, la cosa in primo piano che adesso voi avete davanti. Ecco, Esatto. come obiettivo da raggiungere. Benissimo, Ma allora diciamo Renzo. che ci hanno chiesto anche consigli per il tagliamento per le prossime elezioni europee. Ecco, E non dico bene. di più perché non posso rivelare di più in questo momento. Certo. Dunque, volevo parlare anche, però non c'è il tempo, sul caso di Brugnera, dove abbiamo il fiume Tagliamento che sta praticamente portando via del terreno sotto alla strada e Oh, so che tu. scusate, c'è un telefonino che sta perdendo batteria. Mi tocca chiudere.
Sì, allora niente, su questo discorso qua del caso di Brugnera, dove hanno demolito anche una casa per questo sì. problema, ecco, ne parleremo in una prossima trasmissione. Io nel frattempo ti ringrazio molto Renzo per tutte queste informazioni che ci hai dato. Ecco, possiamo quindi terminare qui con te, puoi mettere giù tranquillamente il telefono e naturalmente grazie per tutto da parte di... Grazie a voi per averlo diffuso. Nostro dovere, dovere di informazione. Allora congediamo quindi Renzo Bortolussi, presidente di Associazione Acqua, noto ambientalista e non solo, come avete sentito, anche è anche un artista che con le sue opere vuole emanare, diciamo, vuole lanciare, far emergere un messaggio a tutela della vita del pianeta, un po' quello che facciamo noi con la nostra linea editoriale, che io lo ricordo sempre, sia di Pianeta Oggi TV che di Radio Sayo TV. Grazie Renzo, puoi mettere giù tranquillamente il telefono che io vado avanti con una notizia. Grazie a voi e buonanotte e buonasera. Buonasera anche a te e naturalmente un saluto circolare alla famiglia. Grazie Renzo Bortolussi. Allora stacchiamo dunque il collegamento con Pinzano, quindi riprendiamo con le notizie in chiusura, però prima qui ci deve essere ancora con il microfono aperto il nostro regista Rosario Moreno. Allora Rosario, se mi senti, ti volevo chiedere così che impressione sento, hai avuto. Ti sento. Perfetto, che impressione hai avuto di questo personaggio? Io ogni volta che lo sento mi accende, perché è una persona che ha tanta voglia di fare, che ha tante iniziative sempre pronte poi da avanti, e quindi ci sprona, insomma, a noi, no? A noi giovani. Certamente, perché lui è impegnato in due diciamo attività che possono sembrare diverse fra di loro, no? Con l'associazione, col Movimento Acqua, eccetera, che stanno facendo grandi cose da quello che ho sentito, insomma, addirittura l'ultima notizia che ci ha dato e che non ha potuto ulteriormente, diciamo, approfondire perché sta andando avanti quel discorso lì, e dall'altra invece la sua attività da artista, perché insomma chi fa delle sculture, chi fa delle opere, insomma, è un artista anche in, e quindi prende l'animo sensibile, no, dell'artista e lo trasporta nell'associazione per risolvere determinati problemi, insomma, che assillano il tagliamento, in questo caso, no, che è interessato al tagliamento. Sì. Quindi è una persona da apprezzare, molto da apprezzare, e anzi dovremo organizzarci molto bene, perché quando partirà questo parco, con il nostro progetto che lui sta portando avanti, perché sarebbe molto interessante fare una diretta, oppure fare delle capatine in diretta sia sulle web radio che sul circuito web TV del network RST Science Pianeta Oggi TV. Certamente. Sì, in effetti è una persona che sta dando un grande esempio, soprattutto verso i giovani, perché appunto possono apprendere delle cose che sono state realizzate e magari, ecco, portarle avanti ancora in altri ambiti. Quindi un ottimo esempio, un momento che abbiamo voluto oggi realizzare da un punto di vista culturale, ecco, parliamo anche in questo modo qui, cioè quindi dalla casa passiva alla tutela ambientale. Lì sono curioso, Massimo, la casa passiva. Io non ne avevo mai sentito parlare, mi credi? Sì, l'unica. Mi interessa di ambiente, mi interessa di tante cose, no? Con la col network, eccetera. Però sta casa passiva, cioè, ne senti e mi fa sembrare, cioè, che la casa attende che cosa ricevere, che cosa dare, se sente il tempo, se è freddo ti dà il caldo e se è caldo ti dà il fresco. Cioè, proprio è bella sta parola della casa passiva. E sono curioso, dovremmo andare anche a trovarlo, perché sono proprio curioso di vedere come è strutturata, come è fatta. Sì, assolutamente sì, addirittura noi ci eravamo incontrati con il comitato allagati dell'Interveneziano proprio per cercare di capire nuove tecniche per la tutela
della quarta, per la tutela dell'ambiente, per, appunto per contrastare le acque alte. Eravamo andati appunto con il rappresentante del comitato Lagati qui, Fabrizio Zabeo. Ecco, quindi è una persona che merita l'attenzione sia da noi, da parte nostra, di giornalisti, ma anche da coloro che hanno delle associazioni che lavorano su queste tematiche, perché effettivamente è una fonte di informazioni, di spunti. Ecco, Renzo Bortolussi è veramente una fonte, culturale, dove appunto con la sua esperienza, potrebbe anche aiutare a altre persone a risolvere, i loro problemi sempre legati all'ambiente, al territorio. Va Certamente. bene, va bene. Allora, non mancherà occasione. Io, Rosario, vado in conclusione con una breve rassegna stampa della nostra testata pianetaoggitv.net, dove ricordo, Radio Sirius fa riferimento per i notiziari, per tutta quella che è la parte, di, informativa, dell'informazione Radio Sirius. Allora, innanzitutto taglio primissimo un breve, avviso per tutte le informazioni. Come sapete, noi siamo presenti anche in Centro Italia, in modo particolare nella Bassa Toscana, tramite l'emittente televisiva, terrestre, una storica televisione di Chianciano Terme denominata Teleidea, e quindi diamo anche spazio a quella, zona, con, un sito che è una web radio collegata al circuito Radio Sirius. Radio Sirius è la radio madre, Radio Valdichiana invece fa parte di questo circuito Radio Sirius. All'interno di radiovaltighiana.it potete trovare tutte le informazioni che riguardano, quella zona della Valdichiana, Val d'Orcia, ma non solo. A volte si arriva anche a parlare della provincia di Firenze, come si va addirittura a sconfinare nel Lazio, parlando di alcune iniziative, che si tengono a Roma, mi viene in mente la Dante Alighieri, eccetera. Ecco, quindi c'è il link che vi porta direttamente su radiovaldichiana.it, e viceversa, da Radio Valdichiana, si può arrivare alla testata Pianetaoggi TV. Quindi abbiamo, diciamo, quello che è la parte, nazionale, internazionale, e la parte, diciamo, più, locale. Andiamo avanti, sempre a taglio primo, scusate, l'articolo di Stefania Limiti e Antonella Beccaria, dal titolo "Nel nome di Luciana Alpi, la promessa di non fermarsi". Poi ancora la notizia purtroppo della scomparsa di Luciana Alpi, la mamma, ricordiamo, di Ilaria. Poi, si prosegue a taglio medio, abbiamo da Palermo la presentazione del libro "Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto", a cura di Antimafia 2000 TV. Questo libro, lo ricordiamo, è stato scritto, da, Rosario, è stato scritto dal noto, giornalista Saverio Lodato, lo scorso 27 maggio presso l'atrio Paolo Borsellino della biblioteca Casa Professa. È stato presentato in anteprima nazionale il libro "Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto", a firma di Saverio Lodato, giornalista, scrittore ed editorialista per Antimafia 2000. Una pubblicazione in questi giorni disponibile in, tutte le librerie ed anche nelle edicole siciliane. Antimafia 2000 TV, avvalendosi della collaborazione dell'agenzia di pubblicità e comunicazione Sidonia Production, specializzata nel settore delle produzioni video, ha voluto documentare l'evento, un vero e proprio docufilm con la regia di Luca Trovellesi Cesana, che racconta l'evento a cui, oltre all'autore, hanno partecipato l'attore e regista Piff, il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, che firma la prefazione del libro, il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando e gli attori Lunetta Savino e Carmelo Galati. E qui potete vedere l'intero evento. Ricordo che, che abbiamo intervistato in esclusiva proprio il PM di Palermo Antonino Di Matteo, e l'intervista potete vedere all'interno del nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter, che lo trovate più giù, verso un taglio medio-basso. E poi ancora vi segnalo le parole "Coraggio" di Giuseppe Conte sulla mafia. E qui, ecco, questo è quanto, per quanto riguarda la rassegna stampa di Pianeta Oggi TV.net. Poi vedo altre cose,
si va avanti sempre a parlare di Palermo, di tutte queste presentazioni del libro di Saverio Lodato, eccetera. E ci sono anche tutti riportati per scritto tutti gli interventi dei relatori, e quindi questo è dunque il tutto su pianetaoggitv.net. 19:46, io direi di chiudere qui questo nostro settimanale di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Ringrazio la regia centrale Rosario Moreno, grazie anche a voi che ci avete seguito. Vi aspetto domani sera per Osservatorio Antimafia alle ore 22. Da Massimo Bonella, un buon proseguimento con i programmi di Radio Science. Avete ascoltato Pianeta Oggi, Eventi nel Mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.